tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Maria Chiara e oggi siamo qui riuniti perché voglio assolutamente provare uno dei tanti trend. Siamo sempre qui per i trend che ho visto in giro sui social, ed è quello delle labbra, come va di moda in Corea, in teoria, da quello che ho capito. E ho trovato due metodi per farle e li farò tutti e due. Non lo dico più che questo sarà un video corto, perché tanto va a finire che ci metterò sempre 3 ore per registrare. Quindi voglio provare questi due metodi perché sono diversi, però in teoria l'effetto dovrebbe essere sempre quello. Quindi voglio vedere quale di due, perlomeno su di me, reagisce meglio e viene meglio. Allora, se riesco vi lascio comunque la registrazione del video che ho fatto, perché l'ho trovato su IG, mi pare, su dei reel. Sicuramente avrete capito di che trend, che effetto sto parlando, perché lo avrete visto sicuro dalla copertina del video. Quindi comincerei subito, e il primo prodotto che mi serve è il correttore. Mi sa che vado, dato che io ho le labbra molto chiare e non sono rossissime, vado con il correttore più chiaro che ho, questo qui di Essence, anche perché quello di Maybelline ha l'applicatore a spugnetta, mi serve un applicatore così. Per prima cosa appunto vado a fare il contorno delle mie labbra con il correttore. Praticamente come se stessi applicando il rossetto. Io, non avendo le labbra carnosissime, non so come mi possa venire questo trend, però spero che mi venga bene. Con la spugnetta adesso vado a sfumare il correttore. Dovevo farlo forse con quello più scuro, ma nel dubbio vado a fare appunto un mix anche con quello di Astra, che è quello più scuro che ho. Semplicemente perché sennò questo è troppo chiaro. Cioè, mi si sono coperte tutte, in teoria non si dovevano coprire tutte. Questo tra i due dovrebbe essere quello più naturale di effetto e molto meno finto. Ok, poi va a tamponare con il dito e le aree qua. Quello che va a fare è prendere il gloss. Io purtroppo non ce l'ho totalmente trasparente, cioè è trasparente però è glitterato, e lo va a mettere sopra. Questo adesso vi faccio vedere da vicino, però secondo me non è funzionale per due motivi. Uno, ho le labbra troppo piccole, quindi quando sono andata a mettere il correttore la parte che doveva rimanere rosata barra rossiccia si è coperta un po' troppo, perché non ho le labbra carnose. Secondo, non credo che questo sia il gloss adatto. Comunque non mi piace l'effetto, no, perché sembro morta, non è rosso abbastanza. Quindi su di me questo sicuramente non funziona. Adesso ve lo faccio vedere da vicino, ma credo che sarete tutti d'accordo con me. Allora, da vicino si vede un pochino di più l'effetto, solo che mi piace tanto. Quindi passiamo al secondo. Mi pulisco per bene e intanto magari vi lascio qui, così lo vedete. Credo che questo dovrebbe funzionare di più, proprio perché c'è una base sotto di colore più scuro delle mie labbra. E come rossetto vado ad utilizzare Hypnotize Liquid Lipstick di Astra, questo qui nella colorazione 04 matte, che è quello più rosso che ho. Mi aiuto però, dato che appunto il rosso non è facile applicare con una matita, per fare il contorno. Oddio raga, mi sono scordata di staccare il ventilatore. Ma si sentirà tutto il tempo. Scusate, mi sono completamente dimenticata. Cerco di uscire, soprattutto una parte superiore, di uscire un pochino di più con il bordo, giusto per cercare di ingrandire un attimino le labbra, per vedere se effettivamente funziona. Vado con il rossetto. Raga, sti rossetti hanno un profumo buonissimo. Vi giuro che è dolcissimo, sa tipo quasi di cioccolato. Cioè proprio di dolce, capito? Non di dolce, di un profumo dolce, proprio di dolci. Sa di dolci, cioè mi verrebbe voglia di mangiare. Comunque questo colore è bellissimo. Io non mi so vedere con i colori rossi accesi. Più che altro mi piacciono un sacco i rossi scuri, tipo bordeaux, comunque tendenti più al nero o al viola. I rossi 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 non mi ci vedo per niente. Ma questo è proprio bello. Secondo me è proprio figo come colore. Faccio asciugare il rossetto e poi passiamo all'applicazione del correttore. Anche in questo caso poi bisogna applicare nello stesso modo come nel primo Beauty Hacks appunto. Devo applicare il correttore. Sai che questa volta però vado direttamente con il correttore di Astra. Si dovrebbe essere asciugato, il problema è che questo qui rosso un po' si sposta. Speriamo non faccia casino. Ho visto fare questo trucchetto anche con rossetti in stick, quindi cioè con quelli poi si spostano, quindi adesso vediamo. Mi sa che faccio prima con il pennellino inizialmente, poi vado con la spugna, in modo da essere un pochino più precisa, perché la spugnetta è grande.
Com'è possibile che a loro gli viene bene? Non è possibile, cioè, non funziona, non funziona. No, non funziona, raga, cioè, è una truffa. Mi volete prendere in giro? Cioè, divento rosa. Come fanno loro a non sporcarsi, siete? Questo è un passaggio che non fanno vedere. Si sporcano e poi dopo lo, cioè, si vanno a pulire perché è impossibile. Ci vogliono ingannare. Allora, qui già l'effetto sta riuscendo un po' meglio, semplicemente perché al centro è rimasto più rosso. Però forse deve rimanere un po' più rosso. Io rifaccio un attimo, faccio asciugare un pochino il correttore, magari così si sposta un po' di meno. E poi riproviamo a tamponare. L'unico modo che mi è venuto in mente è fare così. In modo che fuori, anche se sto diventando rossa, sono un po' rossa, riesco a sfumare meglio il correttore. Perché sennò dopo, cioè, mi diventa tutto rosa. Poi il correttore si deve uniformare anche all'incarnato. Oddio, sembro che c'ho i baffi. Già l'effetto così è decisamente meglio. L'unica cosa che poi va a fare è applicare la cipria per fissare il tutto. Uso questa qui di Rimmel, la Fix & Matte. Vado con il pennello. In teoria questo dovrebbe essere l'effetto finale, che è già decisamente molto molto meglio rispetto al primo che ho fatto. Il problema è che qui sono rosa, cioè penso che si veda. Io adesso mi avvicino. L'unica cosa che adesso che volevo provare è andare a mettere effettivamente gloss sopra. Però questa volta ne metto poco per vedere se magari l'effetto così è un po' meglio. Con il gloss non è male, però non mi è riuscito bene come a loro. Chiaramente è impossibile che loro abbiano fatto quello che fanno nel video e sia uscito quel capolavoro lì. Devono diventare tutte rosa, non è possibile. Vi faccio vedere anche l'effetto con il gloss. Comunque con questo secondo trucchetto l'effetto si avvicina molto, ma non è assolutamente uguale, cioè perlomeno su di me non credo che funzioni. Non so se perché ho le labbra comunque piccole o perché proprio c'è un trucco, c'è un inganno secondo me in quello che ci vogliono fare vedere. Ci vogliono ingannare, ma noi non ci inganna nessuno, assolutamente. Quindi niente, io spero che questi due trucchetti vi possano essere piaciuti. Provateci e fatemi sapere qui sotto con un commento se a voi effettivamente vi sono riusciti o è uscito quello che è uscito a me. L'ultimo non mi dispiace, però non ci andrei in giro perché divento tutta rosa, cioè è un po' un macello. Preferisco a questo punto, non so, fare tipo un effetto un po' sfumato con una matita. L'inverso di quello che uno fa di solito, cioè mettere la matita più chiara fuori e il dentro più scuro e sfumare, o direttamente con i rossetti. Perché questo non lo trovo pratico secondo me. Primo non mi ha funzionato per niente perché non mi si vede. Questo già con il colore ci siamo un po' di più, ma l'effetto non mi piace, anche perché adesso col gloss parlando si è spostato un po' tutto, mi sono diventate completamente rosa e non si vede più praticamente. Se voi fatemi sapere qui sotto se a voi vi è piaciuto questo trucchetto e se volete provarci, provate se ci siete riusciti. Mettete un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Vi lascio scritto qui anche il mio profilo IG, potete trovarmi come Maresciara. Andatemi a seguire anche lì perché spesso pubblico sempre reel, foto che qui su YouTube non vedete, quindi ci sono dei contenuti extra. Se vi fa piacere andatemi a seguire anche lì. Io come al solito vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Woohoo! Oddio raga, mi sono scordata di staccare il ventilatore. Ma si sentirà tutto il tempo. Scusate, mi sono completamente dimenticata. Intanto questo lo posso riattaccare. Oddio, sembra che c'ho i baffi. Poi dopo, ah, c'ho anche il naso rosa adesso. Bene.